Le apparizioni della Beata Vergine Maria a Lourdes. Nona apparizione, 25 febbraio 1858. Ascoltiamo la testimonianza di Santa Bernadette Soubirous. Mi disse che dovevo andare a bere alla fontana. Non vedendola, andai al Gave. Mi disse che non era là. Mi fece segno col dito mostrandomi la fontana. Ci andai. Non vidi che un po' d'acqua che assomigliava a del fango. Vi portai la mano, non potei prenderne. Mi misi a scavare, poi potei prenderne. Per 3 volte l'ho gettata. Alla 4ª volta potei. Mi fece anche mangiare un'erba che si trovava dove io fui a bere, 1 volta solamente. Poi la visione scomparve e io mi ritirai. Meditiamo. La signora parla a Bernadette di una fontana che però non esiste ancora. Vi è solo dell'acqua fangosa che la veggente riesce ad inghiottire al 4º tentativo, incurante del fatto che molti la credano pazza e ridano di lei. Il dono della fonte di Lourdes, dunque, passa attraverso la fede, l'umiliazione e l'obbedienza incondizionata di Bernadette. Se ella infatti non avesse bevuto a quella fonte limacciosa, nessun altro vi avrebbe mai potuto bere. Ecco perché si può giustamente affermare che la grandezza di Lourdes è tale per la corrispondenza alla grazia da parte di Bernadette. Inoltre, il dono divino dell'acqua è preceduto dal gesto di Bernadette che cammina in ginocchio, mangia l'erba e bacia la terra. Ella compie questi gesti in obbedienza all'appello alla penitenza della Madonna che, durante l'ottava apparizione, le aveva rivolto queste accorate parole: «Pregherete Dio per i peccatori». Andate a baciare la terra per la conversione dei peccatori. Le grandi grazie, infatti, sono sempre precedute da momenti di prova e sono sempre accompagnate dal dono della croce. È la sapienza di Dio che prima di gettare in un'anima i semi delle sue grazie, la purifica. Ma quali significati simbolici si nascondono dietro all'acqua di Lourdes? Del ricordo più caro, cioè che ogni pellegrino ama portare con sé facendo ritorno a casa. Essa è innanzitutto il simbolo della compassione divina. È l'acqua che guarisce prodigiosamente ogni sorta di mali fisici o spirituali, pur non avendo tuttavia proprietà curative in se stessa. Ciò che guarisce infatti è la fede in Dio e l'intercessione materna dell'Immacolata. Lo attestano le migliaia di guarigioni avvenute dal 1858 ad oggi, fra cui una 70ina riconosciute dalla Chiesa dopo lunghissime indagini come straordinari miracoli. Tuttavia sarebbe riduttivo guardare all'acqua di Lourdes come a una mera speranza di guarigione dalle malattie. Essa è molto di più. È l'invito di Maria Santissima a lasciare le acque morte del mondo che promettono e non mantengono ma solo illudono. E non solo. Essa è soprattutto il simbolo dell'acqua divina che scaturì dal costato di Cristo, dell'acqua zampillante per la vita eterna che egli ci donò mediante la redenzione. Come in ogni apparizione mariana, infatti, l'Immacolata lascia il cielo per condurre l'umanità intera a suo Figlio. Preghiera per l'uso dell'acqua miracolosa. Mio Dio, io sono un miserabile peccatore, indegno di innalzare verso di voi la mia voce e di toccare un oggetto da voi benedetto, ma questo eccesso medesimo della mia miseria vi muova, benigno come siete, a compassione di me. Mio Dio, io pieno di fede ricorro e mi abbandono a voi,
e interpongo la mediazione di Maria Santissima. Dal fondo della mia miseria e della tribolazione in cui mi trovo, innalzo a voi i miei gemiti, le mie suppliche. E pieno di fede io bevo di quell'acqua che per comando da voi dato alla vostra prediletta Bernadette avete fatto scaturire fra le rocce della grotta di Lourdes e per la quale tanti miracoli si sono operati e ogni giorno si operano. Madre di misericordia, venite in soccorso di questo angustiato figlio. Abbiate pietà di me e ottenetemi la bramata grazia. O Maria, concepita senza peccato, che siete apparsa a Lourdes, pregate per me che confido in voi. Amen. Nostra Signora di Lourdes, che hai fatto sgorgare sulla terra una sorgente che dà conforto a tanti pellegrini, prega per noi. Thank you.